proiettando qui alle mie spalle, e grazie soprattutto ai fratelli Lodato, Guerino e Salvatore, che hanno collaborato con noi per la grafica e per la riuscita dell'evento. Grazie a tutti. Lino Danciò, ospite d'onore. Grazie Lino. Benissimo, e questa cosa è molto bella. Allora, prima di tutto io voglio ringraziare ovviamente il comitato con un applauso forte, bello, sostanzioso, questo comitato eccezionale, e poi consentitemi anche un grosso applauso anche al gruppo, che sono stati bravissimi, i Cor a Cor, eccolo di là, un applauso, veramente bravi, veramente io... Sono rimasto a Berea e sono rimasto a sedere. Allora, non dammela sempre un po' di luce, perché sulla pelle, perché mi piace il faccio per la gente, no? Allora, prima di tutto mi hanno presentato anche il comitato, il presidente, tutti quanti, e mi hanno presentato e hanno detto Lino Danciò. Ma mi conoscete a me? Alla grandicita, mi conoscete voi a me? No! E io posso rispondere, ma gli usava buio. Allora, Lino Danciò, chi mi conosce sa, chi invece non mi conosce stasera avremo modo di conoscere. Io personalmente ci tenevo a venire qua, perché quando mi hanno detto devi venire qua in questa frazione di Cava dei Tirreni, devi venire, Danciò mi hanno detto proprio presidente, dai, devi venire perché c'è un bel pubblico telefoni a Berea. Ah, guardate, a Cancoppo, io vedo tutto qua, ma a Cancoppo, ma lo sapete che si dice i cazzi tutto qua? Ma vabbè, ma rimane allo stato, venga a prendere pure rimane, perché sempre a casa, non vi muovete così in torta, rimane, venga a prendere. No, si dice i cazzi, è una bella comedia, è una bella comedia, non ci porti in piedi, stai, casomai, no, scagniamoci i numeri di lei, siamo a mangiare la pizza tutto qua, perché pare il peccato che faccio per dire. Allora, amici cari, io chi mi conosce sa faccio imitazioni, però cercheremo di fare tante cose in questo tempo che siamo insieme, anche perché quando uno sale sopra un palco, giustamente uno dice poco così, a sapere, se no pezzi sale, è giusto. Ah. E allora io prima di tutto voglio cercare proprio questo, di dimostrare di saper fare delle cose. Allora, ovviamente voi accomandate quello che pulito noi stiamo qua e facendo, bene? Per esempio, pubblico, ditemi qualche cantante, io ve lo invito, yeah, facendo. Allora che dici sotto a Cesi?
Allora, aspetta, non capisco niente. Allora facciamo una cosa, pubblico. Allora, prima di tutto, proprio per cominciare bene, fate un applauso come si deve, proprio perché va già sentito, perché state troppo spazi. Allora, adesso facciamo una cosa, se mi date 4 minuti di tempo, 4 minuti, io in 4 minuti vi imito 24-25 imitazioni diverse. Nessuno ha detto che pallo. No, questo è importante. No. Allora, io in 4 minuti vi faccio sentire 24-25 imitazioni diverse. Posso? Allora, come si fa? Mo lo spiego. Praticamente facciamo una cosa, prendiamo un cantante conosciuto tipo Vasco Rossi. Lo conosciamo Vasco Rossi? Allora, se ho sapete a Vasco Rossi, sapete che tutta la canzone non ce la fa perché sta sempre un po' compriato. Ah tu, l'hai trattato con manufrata carnale, perché un problema fosse nato, ma noi diciamo ubriaco. Io prendo una canzone di Vasco Rossi che si chiama Vita Spericolata, la conosciamo? Allora, bello, io pubblico che risponde. Allora io adesso inizio questa canzone e la faccio cantare a Vasco Rossi perché la canzone è a suoi, poi dopo la faccio cantare, non lo so, a chi lo vede per capo, va bene? Così accontentiamo tutti i gusti. Va bene, ci siamo? Siamo pronti? Mo appena parta a base, Vasco, lascio un bottiglione vino, abbassa la base qua, Vasco, vieni, vieni. La vita esagerata di quelli che fate così. Enrico Ruggeri, voglio un avviso, che se ne frega di tutto, sì. Gianni Morandi la canterebbe così. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Azzanei, lui, Julio Iglesias. Voglio una vita di quelle e gargarismo quando canta Claudio Baglioni e poi ci troveremo Beppe Grillo a bere del whisky e rock si fa ragazzi una cosa pazza Ornella Vanoni Renato Zero ognuno col suo viaggio ognuno diverso Celentano ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi quei forti per me Riccardo Cocciante voglio una vita questo c'è di quelle vite fatte fatte così Maradona perché mi trovo se non mangia sta mi stasse io voglio una vita esagerata per quello voglio una vita come si me qui me ne piace per quello Gianni Minà ok voglio una vita che non è mai tardi di quelle che non torni mai Bruno Vespa buonasera buonasera benvenuti a Porta a Porta. Questa sera abbiamo Sua Santità Papa Francesco e poi se troveremo come star a bere del whisky a Rob Sebar Corrado e forse non ci incontreremo mai e ognuno è rigore dei suoi guai e Mike buongiorno quella amici ascolta fuori ognuno col suo viaggio ognuno diverso hai capito Johnny Dorelli ognuno in fondo per dentro i fatti suoi Salve come va? Toto Cotugno! Voglio una vita esagerata di quelle vite fatte, fatte così. Sei stupendo Alberto Sordi! Usa mia, ma che poi? Voglio una vita e chi se ne frega? Lino Bambi! E chi se ne frega mi che vuole una roba disgraziata? Renzo Arbore! Oh che voglio una vita che non è mai forte! Di quelle che non dormi mai, che vuoi fare? Cavaliere, voglio un Berlusconi! Mi consente, ho pensato di venire personalmente qui, in queste piazze, per dire ancora una volta, io mi candido e voi mi voterete ancora. Cribio, mi consente, grazie pubblico, grazie! Grazie! Visto? Ne abbiamo fatti parecchi, avete visto? Abbiamo cercato di accontentare un po' tutti. Va bene? Fatemi capire, va bene? Ho fatto bene? Meno male, meno male. Anche se però poi ho finito con Berlusconi. Non so se è simpatico Berlusconi. No. Allora, coppa in grado, è simpatico Berlusconi.
ma perché che fa questo povero vicariello? Ma che fa te tutt'andan? È stato pur poco bene, avete visto, si è operato al cuore. Qualche cattiva hit fosse la orta pura. Invece che lei è uscito una da voi, tutto bello, frisco e tosto, una da voi. Però io vi posso dire una cosa, mo, sinceramente, Berlusconi, quando stavo Berlusconi, signore, ricordate quando stavo Berlusconi, lui sta sempre Berlusconi, ma quando stavo Berlusconi, come faccio a dire, e cosa convivere? Quando stavo Berlusconi, noi stavamo inguagliati lo stesso, però non lo sapevamo. Ora, che le ha differenza? Poi quando è col capetto che le cose non andavano più bene? Quando venite di luschiata molti Mario Monti, vuol ricordare? Mario Monti, che si dice? Vuol ricordare a Mario Monti? Come una vede, un filo cappotto buono. Mario Monti stava sempre con le mani così, faceva. Stiamo facendo di tutto per tenere l'Italia in piedi. L'Italia è lì, niente meno per la fama, ci hanno venuto pure il seggio, alza tuo vero fama. Posto Mario Monti, vuoi ricordare, si sembra che in mano così, ma perché? Perché si trova che i punti, e faceva e si trova mai. E che stai? Poi dopo Mario Monti è arrivato chi è stato uaglione, come si chiama? Matteo Renzi. Matteo, come fa Matteo Renzi? Matteo Renzi fa così. Lasciatevi dire una cosa. Ti ho dato gli 80 euro, a te ho dato gli 80 euro, a te ti ho dato... E te ne sembra pronto questi 80 euro di vista. Una cosa, signor, non ci capisco. Ma chi c'ha la cagna a 100 euro? Oh, è sempre pronto questi 80 euro. Invece quando stiamo per le scuole, signor, fermano che devono andare a rete. Se pigliavo tutto quantissimo, ma a me ne brema. Bravo, come si chiamava il partito? La Casa delle Libertà. A casa sua, a libertà sua. Niente di meno che tanto le femmine che tenevano Berlusconi, a un certo punto cagnaio un nuovo partito, non si chiamava più Casa delle Libertà, ma si chiamava il Popolo della Libertà, perché erano troppo assoluti. Vabbè, faceva Berlusconi. Ma quante femmine teniamo? Presidente, voi? Sì, ho capito, ma quante ne abbiamo? E voi? Sì, ma quante ne abbiamo? Presidente, e teniamo escort. Da là il termine escort. Ma che la stessa la gemmena da valere, ma si chiama escort. Come che la signorina Rubi, la ricordate? La signorina, hanno fatto il processo, tutto a posto, non è uscito niente, tutto tranquillo. Un giudice la interrogava, la signorina Rubi, faceva il giudice, signorina, lei ci deve dire che cosa accadeva quelle sere ad Arcore. Ah, voglio per dei motivi, ma io sapete com'è? A un certo punto un giudice si inguardava, faceva, basta signorina, lei ci deve dire che cosa accadeva quelle sere ad Arcore. Rubi guarda io il giudice e facette, signor giudice, ma è mica mi posso ricordare i calzetti qua. E che gli dice il giudice, ha ragione, e mettiamo la verbale, diamoci, è così, capito? E allora Berlusconi dire femmina, a moglie, va ricordate, Veronica, niente un freno, Veronica. Poi giù un freno Berlusconi, quando ha saputo che faceva Romese. Avete letto? Ma avete letto quanto è che deve pagare Berlusconi di alimenti? 1.400.000 euro d'alimento! E che domani non è? Anzi, facendo Berlusconi, tutti questi soldi per gli alimenti! E quando stiamo con me, stiamo sempre a dieta, ma tu fai giatta giatta che i soldi vengono! Ma è vero o no? È vero! Pensate che Berlusconi per un pavasti soldi fece di tutto per farsi perdonare dalla moglie e organizzò una festa nella villa in Sardegna, ve lo giuro non mi invento nulla, facendo costruire un vulcano, un pezzo vulcano, la lava che scendeva, Berlusconi è tanta volere. Allora Veronica, ti è piaciuto questo vulcano con la lava che scende? A moglie guardai a Berlusconi e facendo, ma io ne avevo chiesto un'eruzione, avevo chiesto un'eruzione, che stai? E là si sta stando in Sardegna e si fu giù, niente a fa! Quella è la verità! Mannaggia miseria! Intanto, amici miei, io una cosa che sto vedendo è che mo o ci sta Berlusconi, o ci sta Mario Monti, o ci sta Matteo Renzi, o ci sta quello che ci sta mo che manco sapimmo chi è. Una cosa, amico mio, visto che ci sta sempre, sai qual è? La crisi! La crisi ci sta sempre!
ovvero no, magari i faccia dice la verità, io con questa crisi mi sono abituato, anzi mi sono affezionato, io quando torno a casa saluto la moglie, ma la figlia è a crisi. È bello perché ogni tanto che questi politici sentono parlare per televisione, esce uno e fa, stiamo uscendo dalla crisi. La verità. Bene nato, stiamo uscendo dal tunnel. Sì, abbo. Bene nato, si vede la luce attraverso il tunnel. Sì, il mio camion non faceva un cuoio. Che è la verità? Questa crisi non si capisce niente più. E se ci fate caso, con la crisi siamo tutti quanti un po' arrabbiati. È vero o no? Dico sciocchezza, perché ci mancano i soldi. Non ci fidiamo l'uno con l'altro. Pare che a noi ci mettiamo a paura di là perché ci dissimo, oh, io questo ci avevo fatto. E questa cosa è brutta. Pensate che un mio amico è tornato a casa una sera, ha aperto la porta, ha trovato la moglie a letto con un barbone. Con un barbone, ci è rimasto male. Ha detto, ma come tu mi fai corno? Mi fai con un barbone. La moglie l'ha guardata e ha detto, ma tu che vuoi a me? Chi l'ha bussata la porta e ha detto, signore, ti disse qualcosa che non ha usato più. Che va a fare, se verità? La crisi si può gettare lì. E beh, è così. Mannaggia miseria. E intanto però, io una cosa che vi vedo da qua, mo credo.